Siamo tutti diversi e questo fatto è particolarmente evidente nei nostri anni da studenti. Tuttavia, in ogni gruppo di universitari puoi sempre incontrare una ragazza modesta, una ragazza festaiola, una nerd e un vero lord inglese. In questo video abbiamo raccolto 15 tipi base di studenti che puoi trovare in qualsiasi università. La coppia di innamorati in prima fila è un problema costante per gli studenti diligenti. Non riesco a vedere niente. Bene, ne ho abbastanza. Mi danno fastidio. Dovreste vergognarvi. Adesso va meglio. Ma c'è della musica? Credo di aver sentito qualcosa. Ah, eccola qui. Signorina, ma le sembra normale? Cosa abbiamo qui? AC/DC! Se sei un fan dell'ascolto della musica in sottofondo, è meglio assicurarti che tu e il tuo insegnante abbiate le stesse preferenze musicali. Uno spacciatore di risposte ai test per gli esami vale il suo peso in oro in qualsiasi università. Prendiamo questo. Paga. Oh, buongiorno, ci stiamo preparando per il nostro test. Evviva! Dai, silenzio, sparire. Gli studenti affamati sono una certezza che porta in sé sempre un certo fascino. Che delizia! È come la festa per gli dèi! Viziati un po'. Wow, grazie. Comunque, splendido trucchetto. Buongiorno. Fantastico, il banco in prima fila è libero. Il nerd emergente conosce sempre il suo valore e quello della sua conoscenza. Ehi, aiutami solo un po', per favore! Beh, con questo tipo di comportamento è davvero strano il motivo per cui ai compagni di classe non piace. Ehi, vieni qua. E tu, scendi, mettilo lì. Mettilo lì. Sei libero. La regina di bellezza ha spezzato il cuore a più di un bravo ragazzo dell'intera università. Ma le sue azioni non resteranno impunite.
Una grande insufficienza spezza il cuore di qualsiasi studente. Ah, questo è quello che meriti! Alla facoltà di arte una ragazza ribelle che ama la street art sa che cos'è un vero capolavoro. E tutti questi Picasso, Monet, Dalí avranno capito il senso della vera arte? Colori ad olio, acquerelli, una bomboletta spray e tutto ciò di cui ha bisogno un artista davvero eccezionale. Ciao a tutti, sono già al college. Di ciao ai miei iscritti. Cos'è questo? Perché sei qui? È molto improbabile che un famoso blogger vada al college per la ricerca della conoscenza, ma la caccia ai contenuti è un obiettivo completamente diverso. Guardate il mio astuccio! Va bene, basta! È ora di usare il cervello per la conoscenza! Dunque, suppongo che sia tutto in ordine. Il banco è pulito. Sembra che le cheerleader abbiano la capacità nelle vene di ispirare chiunque sia loro accanto. Anche gli studenti più diligenti, anche gli insegnanti, non possono resistere al loro fascino. Allora, l'Italia è un paese mediterraneo dell'Europa meridionale. Cos'è quello? Consegna il tuo smartphone ora! Con una lunga costa. Ma veramente? I gamer compulsivi non possono vivere nemmeno un minuto senza il loro gioco preferito. Il modo in cui riescano a sopravvivere a lezioni con gli insegnanti severi resta un mistero. Oh cielo! Perché i miei coetanei si interessano a me in questo modo? È sicuramente per invidia! Basta! Smettetela di offendermi! Un consiglio spassionato è di non fare arrabbiare troppo gli amanti dei cartoni giapponesi. Non sono così indifesi come sembrano. Yo, fratello! Ciao, bello! Bene, facci un po' di rap! Arrivato in classe il mio cervello è fuori asse. Ho scritto, ho detto, ho fatto, ma se non compongo rime, il mio rap striscia nell'universo e dà proprio di matto. Il rapper universitario trova sempre un suo simile con cui stare sul pezzo. Lo studente in ritardo a lezione è un classico intramontabile. Che cos'è? È una mela. Che peccato, mancano solo 10 minuti. Bene, va bene, ancora tempo. Oh, guarda chi c'è qui!
è tutto quello che sei riuscito a disegnare. E cosa dovrebbe essere questo pasticcio? Il mio senso artistico sta soffrendo. No, avrei solo voglia di dormire. Che lezione! Interessante! Ah, e chi sono? Dove sono? Ehi, svegliati! Lo studente dormiglione non ha sempre bisogno di raggiungere grandi risultati nello studio. L'ambizione più grande per una persona del genere è solo quella di fare un bel pisolino. Gli studenti universitari trattano sempre le matricole con cautela, scrutano il loro livello di sopportazione e indagano se ci si può fidare. Ehi, questo è per te. Sembra che sia arrivata preparata. Lo sanno tutti che la strada per il cuore di ogni studente passa attraverso il suo stomaco. Ti è piaciuto il nostro video? Per altre storie così spassose e divertenti, ricordati di mettere like, di iscriverti e di fare click sulla campanella. Alla prossima!